tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un make-up utilizzando la palettina questa qui di Kiko, la Waterflower Magic e Shadow Palette, perché volevo fare un trucco con questa palettina perché ancora io sinceramente non l'avevo fatto, in poche parole. Allora, andiamo a mettere il lip oil di Icon sulle labbra, così ammorbidiamo le labbra. Buono. E andremo a mettere il correttore di Make Up Revolution sugli occhi. Ho messo le mie codine e quindi andiamo a fare questo make up. Non so cosa fare sinceramente, ma ora piano piano lo scopriremo. Scopriremo ovviamente solo vivendo. Allora, aperto sempre le cose, ma è ovvio. Ho lavato le spugnette, infatti, qua utilizziamo la spugnetta come sempre. Questo che vedete è lo specchio che mi serve perché, essendo ciecata, devo utilizzare. Allora, come sempre, andremo a mettere anche l'ombretto della Kiko su tutto l'occhio. Così, anzi, facciamo una cosa, lo mettiamo soltanto nella palpebra fissa per vedere come, diciamo, come possiamo utilizzare questi ombretti, perché io li ho anche utilizzati altre volte. Sì, sono buoni, ma non lo so, non lo so. Allora, andremo a prendere la palettina. Ve la faccio vedere. Questa è la numero 02 Sakura Wish, che sarebbe questa. Essendo che ho messo un maglioncino col grigio, voglio fare una base grigia e poi queste sfumature. Quindi, per primo vorrei mettere proprio l'ombretto grigio proprio su tutto l'occhio e poi vediamo il da farsi. All'inizio mettiamo il colore grigio proprio su tutto l'occhio. Vediamo che applicazione dà. Vediamo, utilizzo questo se non disturba. Allora, l'ombretto mi piace, lo mettiamo lasciando questa parte libera perché poi lo utilizzerò mettendo un'altra cosa. Allora, l'ombretto è molto scrivente, molto 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 scrivente. Mi piace. Quest'occhio ad esempio mi viene male. Voi avete un occhio che vi viene bene e l'altro che vi viene male? Io da questo lato, ovviamente, essendo, dovrei fare così. Lasciamolo così. E adesso andiamo a fare una sfumatura. Prendo un pennellino così, vediamo come mi viene. Andiamo a prendere il colore, salve a tutti. Andiamo a prendere il color chiaro, sì, ciao. Un color nude, che sarebbe questo. E lo andiamo a mettere. Sbattiamo l'eccesso. E lo andremo a mettere qui, proprio sopra il color grigio che abbiamo messo in precedenza, per dare la giusta sfumatura. Questo pennellino, col fatto che messo così con questa parte diagonale, viene cioè con questa parte tagliata, viene benissimo. È un trucco semplicissimo, semplice, semplice, semplice. Quest'occhio mi viene meglio così. Adesso andremo a prendere. Scusate.
Il colore più scuro che è questo, che è un rosa carne abbastanza scuro, e lo mettiamo alla fine dell'occhio e poi lo sfumiamo un pochettino. Quindi lo andremo a mettere alla fine dell'occhio qua e poi lo sfumiamo. Allora, adesso andiamo a intensificare il grigio, quindi lo ripassiamo di nuovo. Bambicino, ma nemmeno io lo so. Oh mamma mia. Allora, a me piace tantissimo questo colore, eh? Molto, molto bello. Mi piace. Devo dire che è una bella palettina, dai. Quello che spicca di più per me tra tutte è il grigio. Il grigio e poi questo, ovviamente, ma il grigio è quello che mi piace di più. Spero che non faccia macchia. Ok. Ora lo andiamo a sfumare. Lo andremo a sfumare. E utilizziamo il pennellino del secondo colore proprio per dargli un'ulteriore sfumatura e unire i due colori che stavamo utilizzando poco fa. Così sia il grigio che il color nude malva si uniscono. Ok, per me va bene così. E adesso andremo a mettere, è un po' polverosa, andremo a mettere questo colore che sinceramente mi sembra tipo come se si fosse, non so come dire, come se non scrivesse bene. Lo andiamo a mettere con un pennello di applicazione caduto. Un pennello di applicazione infatti spolvera tantissimo questo e lo andiamo a mettere solo qui proprio all'inizio dell'occhio, solo all'inizio. Non so se vedete, ma mi sta lasciando dei grumi proprio. Vediamo se riesco a sfumarlo. Sì, mi piace solo all'inizio. Non lo so, voi cosa ne dite? Tende a fare dei grumi. Allora, gli ombretti hanno fatto tantissimo, tantissimo fallout. Molto, molto, molto fallout. Allora, poi andremo a concludere il trucco. Adesso piega ciglia, vado a mettere tutto l'ambaradam per quanto riguarda il viso e torno tra un po' per finire gli occhi e decidere cosa mettere sulle labbra. A dopo. Allora, ho appena fatto tutto per quanto riguarda la base. Adesso andremo a fare la parte di sotto e io vorrei congiungere i due colori. Color carne che abbiamo utilizzato poco fa proprio nella rima ciliare sotto e quindi andiamo a prendere tutte e due e lo mettiamo al di sotto. Proprio per congiungere la parte finale. Ok. Invece, per quanto riguarda l'interno dell'occhio, io volevo provare se bagnando il pennello riuscivo a diciamo, evidenziare di più questa parte. E quindi bagniamo il pennello. Lo bagno con il
lo spray di Make Up Revolution. Aspettate, prima prendo l'ombretto. Ce la fai? Sei connesso? Vediamo come viene. Vabbè, sì, ci può stare. Do una scrollatina qui. Credo che sia meglio forse bagnando il pennello. Bagnandolo l'applicazione migliora. Dà proprio anche il riflesso, si vede, sì. E lo voglio portare anche proprio in questa parte. Proprio come tipo come punto luce. Che dite? Anche nella parte di sotto. Perché come dice la Lizzy, ci dobbiamo anche illuminare per quanto riguarda questo punto. Lei dice sempre che in ogni make-up ci deve essere proprio un punto luce all'inizio dell'occhio, quindi ormai lo metto sempre, 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 perché io prendo sempre appunti su quello che mi viene suggerito e quindi mettiamo questo punto luce. Che dite? Vi piace? Ok, adesso andremo a togliere la cipria sotto l'occhio. Io avevo già messo la cipria su tutto il viso, adesso tolgo se ci sono residui di cipria, ovviamente. E andremo a mettere un blush che era della Elf. Ora non mi ricordo il nome perché mi sono dimenticata di copiarlo. Vabbè, dovrei avere la scatolina vuota. Comunque, è un color tipo sul malva, cioè sul rosa chiaro malva. Rido da sola. Io l'ho spezzettato. E quindi lo metto così perché essendo spezzettato non ho altre possibilità nel metterlo. È un rosellino, se vediamo. È abbastanza luminoso. A me piace. È semplice, non so se si vede, proprio semplice, semplice, non è di quei colori troppo sbabam, come mettono alcuni. E che ha, siccome si è rotto e l'ho mixato a un blush che già possedevo e quindi lo devo, mi sa, fare più sottile perché sennò mi piace il colore, sennò non riesce ad uscire dai forellini. Lo devo fare più sottile e senza buttarlo nei pantaloni perché questo non si fa. Non si fa, Stefania, perché te li lavi tu le cose, non c'è nessuno che te li lava. Io non lo so. Metto il fondotinta spruzzato e mi cade sul maglioncino. Faccio un'altra cosa e mi sporco. Ma io non lo so. Ma come sai fare? Come sai fare? Allora, questo colore mi piace tantissimo. Come
Come vedete, questo pennello è quello di Nabla, dice che è un powder brush, quindi per polveri. Di norma lo utilizzano per le cipre, io lo utilizzo per il blush. Mi piace di più per il blush. Adesso mi è venuta anche sta fissa di metterlo sopra il naso, a fare sto giro. In fissa sono. Aiutatemi, aiutatemi. Scappate il pennello. Ok. Allora, adesso andremo a mettere un illuminante. Ogni volta mi devo scervellare che illuminante devo mettere. Allora, siccome ho utilizzato questi colori abbastanza chiari, prenderò questa palettina di Essence e voglio prendere proprio questo duochrome, che sarebbe questo qui. E lo mettiamo qui, vedete? Si vede? Mi vedete da lassù? Mi piace molto questo illuminante. Questa palettina devo dire che mi piace, questa qui di Essence. Credo di averne messo anche abbastanza di illuminante, specialmente vicino le labbra. E che dicono ci dobbiamo illuminare perché non ci vedono, e quindi meglio spolverare un pochettino. Allora, per quanto riguarda il rossetto, sinceramente io volevo mettere il ruler, che è il mio preferito, però non lo so. Allora, vi stavo dicendo prima che la fotocamera mi lasciasse da sola, che volevo mettere il ruler sulle labbra. Voi non dite che è forte come colore, cioè come contrasto? Oppure questo qui di Wycon, il 158 Move. Metteremo questo. Allora, come matita labbra, la solita, perché tanto viene leggermente nascosta. Mettiamo la matita. Questa qui è la 711 di Kiko. E dopo andremo a mettere questo qui di Wycon, che è il 158 della linea dei Simpson che sono usciti. Bene ragazzi, allora questo è il make-up finito. Ovviamente avete già visto come ho realizzato il mio make-up. Ho fatto asciugare il rossetto, questo qui della Wycon. Io con questi mi ci trovo benissimo, sinceramente. Li ho utilizzati e ne ho anche abbastanza. Mi è piaciuto tantissimo. Allora, questo è il make-up che ho realizzato con la palettina, questa qui di Kiko. Mi è piaciuta tantissimo, devo dire la verità. Mi piace molto il fatto dell'abbinamento con il grigio e il rosa. E niente, che dirvi? Ditemi cosa ovviamente ne pensate, scrivetemi un commentino qua sotto e ditemi se vi piace il mio make-up. E che dirvi, ragazzi? Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!